Allora, continuiamo con la regione Veneto. Le regioni, come molti di voi sanno, non gestiscono direttamente i progetti, ma attraverso reti di partenariato poi con gli ambiti hanno delegato la gestione dei servizi ai vari ambiti territoriali. Regioni come il Veneto, come il Piemonte, come la Toscana, la Campania. L'Emilia Romagna gestiscono e hanno dal loro punto di vista il governo e l'accompagnamento del processo dei singoli ambiti. Sono azioni che si possono fare in maniera meramente, anche la Calabria per esempio, meramente amministrativa, oppure si possono fare invece entrando nel merito delle azioni. Il Veneto negli anni ha attivato anche prima dell'avviso 4 percorsi di formazione con i vari ambiti territoriali, ha cercato di porre proprio un fuoco legato all'accompagnamento e alla condivisione fra pubblico e privato. Faccio un piccolo passaggio, per esempio la Regione Piemonte in questa emergenza ha emanato la prima delibera di contrasto alla grave marginalità durante l'emergenza coronavirus, per cui le regioni. Il modello della Toscana, che è quello di avere messo all'interno del partenariato la federazione, l'ANCI e gli ambiti territoriali. Cioè, ogni regione ha trovato una forma che potesse dare risposte a quel proprio territorio nella maniera organizzativa più adeguata. Per cui, ecco, in questo caso le regioni veramente hanno avuto e hanno una grande anche importanza. Per cui io passerei la parola a Elisa Casson, Federico Braga e la dottoressa Nivena. Cercando di ricordare a tutti i 10 minuti, che so che sono pochissimi, ma per chi ascolta e siamo tanti, possono anche diventare complicati, insomma, per tenere l'attenzione. Per cui, Elisa, ci sei? Eccoti. E invece sono Maria Carla, Ah, mi sente? dottoressa, buongiorno. Allora, do la parola a Buona voi e buon lavoro. giornata. Innanzitutto ringrazio e saluto ovviamente Cristina, Michele e Agnese, con i quali già dal 2017 stiamo lavorando su questo tema. Come anticipava Agnese, saluto anche tutti perché queste sono anche occasioni per poter superare tutti i confini regionali che in questo momento, anzi, scusate, voi ci vedete con le mascherine, ma noi siamo in ufficio, ci sono più presenze e quindi dobbiamo naturalmente rispettare le regole per le distanze, insomma. Allora, diciamo che la Regione del Veneto, come poco fa ha detto Agnese, già da molti anni ha posto un'attenzione particolare a quello che è il tema della grave marginalità e in particolare di senza dimora. Il progetto regionale dell'avviso 4 lo abbiamo colto come una grandissima opportunità. E quindi c'è stato un lavoro molto intenso e proficuo e costante con tutti i comuni capoluogo di provincia su questo tema. L'avviso 4 è stato anche l'occasione per promuovere e accompagnare un processo di innovazione, sperimentando nei comuni maggiormente coinvolti dal fenomeno dei senza dimora l'approccio dell'housing first, in attuazione ovviamente di quelle che erano le linee di indirizzo per la grave emarginazione adulta ancora del 2015. A questo riguardo quindi volevamo evidenziare che fin dalla stesura di questa progettualità che abbiamo denominato Don Veneto, perché io ho voluto fare un richiamo alla nostra lingua madre, quindi il DOMS, ci sembrava una buona idea, quindi l'abbiamo abbreviato, l'abbiamo chiamata Don Veneto, nel ricordo però della casa, si è voluto seguire un metodo di condivisione partecipata sui contenuti, sugli obiettivi e sulle finalità del progetto con i comuni. E a supportarci ovviamente in questo percorso un ruolo importante è stato rivestito dalla FIOPST, in particolare da Michele, con il quale abbiamo lavorato molto intensamente. Volevo solo cogliere, io adesso passerò la parola per tutto l'aspetto tecnico al dottor Braga, che segue l'avviso 4, a Federico. Volevo anche permettermi di ringraziare il dottor Marano,
che non ho avuto ancora occasione di conoscere personalmente, per il pensiero esposto, che spero possa essere al più presto approfondito nei tavoli istituzionali competenti. È un discorso che è di grande importanza quello che lei ha fatto, dottore, e volevo anche sottolineare che in questo momento la nostra regione, nel momento in cui è partita, voi sapete che siamo stati tra i primi colpiti da questa emergenza, il lavoro, per fortuna, essendo la nostra direzione sociale all'interno della direzione di area, sanità e sociale, è stata impegnata in prima linea, per cui tutti i percorsi, così come ci si è mossi molto intensamente in tema di sanità, parallelamente già dal mese di fine febbraio-marzo, si è avviata tutta la programmazione regionale in materia di povertà e inclusione sociale, programmazione che normalmente viene fatta nei mesi di luglio e agosto, è stata tutta anticipata con atti proprio, con delibere regionali, per poter mettere delle risorse a disposizione dei territori e anche per lavorare, per poter innovare. Abbiamo fatto anche delle sperimentazioni all'interno delle nostre misure della povertà, proprio per venire incontro anche ai senza dimora, proprio sulla questione della residenza. Adesso lascio la parola però a Federico, che vi illustrerà i percorsi, per non sottrarre tempo a nessuno anche. Grazie. Grazie mille, dottoressa. Allora sì, la regione del Veneto è l'avviso 4. Come ha già detto la dottoressa, ci siamo avvalsi anche del supporto dei comuni partner, dei sei comuni partner, e l'obiettivo è sempre stato chiaro sin dall'inizio, nel senso si doveva creare una rete e seguire un metodo di condivisione partecipata sui contenuti, sugli obiettivi e sulle finalità del progetto. Ecco perché quindi nel 2017 ha inizio la collaborazione tra Regione del Veneto e la FIOPS. Il primo filone dei corsi di formazione si è avuto sulle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta del novembre del 2015, e proprio per creare la rete che ha partecipato a questa formazione: la Regione del Veneto, gli operatori dei comuni partner e gli enti del terzo settore. I risultati conseguiti da questo primo filone di formazione cos'è? È che si è permesso agli operatori di riflettere su come ripensare i propri modelli organizzativi, ponendo al centro quindi il tema cardine dell'avviso, che è quindi l'housing first, l'housing led, quindi la casa come diritto e come intervento primario di un percorso di integrazione sociale. Ora, il tema della grave marginalità adulta ha acquisito sempre un ruolo più centrale nel corso degli anni, e questo si è notato anche con dei nuovi fondi, tra cui il Fondo Nazionale della Lotta alla Povertà, che ha permesso quindi alla Regione del Veneto di coinvolgere non solo i sei comuni partner dell'avviso 4, ma anche 15 dei 21 ambiti territoriali del Veneto. Ecco quindi che questa è stata l'occasione per organizzare un nuovo filone di corsi di formazione, sempre con il prezioso aiuto di FIOPS, e degni di nota, particolare attenzione, sono stati due, soprattutto gli incontri, quello del 10 e dell'11 dicembre 2019, nel quale le tematiche principali sono state innovazione, quindi come affrontare in modo anche innovativo tutto il tema della grave marginalità adulta, e poi anche il focus sull'integrazione sociosanitaria. Qui di seguito sono i 15 comuni, gli ambiti territoriali che sono stati aggiunti con le nuove risorse apportate dal Fondo Nazionale della Lotta alla Povertà. In rosso poi sono riportati anche gli ambiti territoriali, quindi i comuni capofila, che afferiscono anche l'avviso 4. Ne manca solo uno, che ero vivo, ma perché non si è costituito come ambito, comune capofila d'ambito. Cosa abbiamo portato a casa da questa integrazione con gli ambiti, da questa nuova formazione che abbiamo attuato nel territorio? Innanzitutto ci ha permesso di poter scambiare, quindi già con i comuni partner dell'avviso 4, tutto il know-how e le buone prassi che avevano acquisito nel corso degli anni con le altre formazioni precedenti e con tutti gli altri incontri. Ma non solo, ha permesso di coinvolgere ulteriori partner su tutto quel discorso della cooperazione dei servizi sociali dei comuni partner, i servizi specialistici delle aziende ULS e i centri per l'impiego. A tal proposito, ci preme anche sottolineare che a fine dicembre il tavolo regionale per la rete della protezione e dell'inclusione sociale ha approvato anche delle linee di indirizzo, che servivano quindi a facilitare la cooperazione tra i soggetti di qui sopra, e anche quindi per definire delle linee di indirizzo per le misure di contrasto alla povertà, quindi non solo per il reddito della cittadinanza, un progetto molto importante che è avvenuto negli ultimi anni, ma anche per tutte le altre, quindi tra cui anche l'avviso 4.
Come aveva già anticipato la dottoressa, non si può non citare questo periodo di emergenza dovuto dal coronavirus e ci premeva quindi sottolineare come tutti i soggetti che hanno partecipato all'avviso 4, quindi dalla Regione del Veneto che è il capofila, il beneficiario, ai comuni partner, a FIOPST e a tutti gli altri soggetti che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando tuttora. E quindi si sono organizzati degli incontri telematici, organizzati, già fatti, e altri programmati per il futuro con i comuni partner. In queste riunioni cosa si è cercato di portare a casa? Un po' la situazione, come i comuni stavano affrontando le emergenze in casa loro. Ma non è stato solo un momento per accogliere le criticità, ma bensì, noi sappiamo ovviamente un problema nuovo, ovviamente avrà bisogno anche di soluzioni nuove per risolverlo, no? E quindi è anche un momento di condivisione per capire cosa avevano attuato di nuovo i comuni e cercare di condividerlo con la rete per avere appunto un riscontro. Oltre a questo, poi, se vi ricordate nei slide precedenti, gli incontri del 10 e 11 dicembre, si è parlato quindi del focus su integrazione sociosanitaria. Quasi fosse un pensiero lungimirante da parte della Regione del Veneto, perché appunto in questo momento di emergenza possiamo confermarvi che il territorio ha risposto in modo positivo. C'è stata appunto una collaborazione tra i comuni partner e le aziende ULS del territorio, che hanno permesso quindi di sistemare senza dimora all'interno di strutture, quindi di toglierle dalla strada, toglierle dalla situazione di maggiore criticità e sistemare all'interno di posti dove sono stati educati alla prevenzione, sono stati educati come utilizzare al meglio i dispositivi di protezione individuale. Quindi insomma è stato fondamentale questo passaggio che si è avuto con le aziende USA e che si spera possa continuare in modo proficuo. Per concludere, perché vedo che sta per scadere il tempo, è stato importante ancora una volta il contributo da parte di FIOPST che ci ha sempre tenuti il più possibile aggiornati anche su tutto il flusso documentale che arrivava dagli incontri che c'erano tra il Ministero e la Commissione Europea. Viene da pensare ad esempio al FEAD, perché ovviamente le misure sono state ripensate anche in modo per essere anche più efficaci ed essere attuali col periodo che è in essere, e quindi anche a tutta la prevenzione per le unità di strada che andavano in bassa soglia per dargli i dispositivi di protezione individuale, oppure i nuovi kit per distribuire mascherine, gel ai senza dimora. E per concludere, ultimi ma non ultimi, anche del supporto della Task Force Nord-Est, che ci ha aiutato da molti anni, una collaborazione che è in essere da anni, che ci ha aiutato quindi a coordinare, a supportare tutte le richieste dei comuni partner, non solo in questo periodo di emergenza, ma anche negli anni scorsi. Siamo arrivati alla fine della presentazione, vi ringrazio ancora per questo momento di condivisione, e basta, insomma, grazie mille.